È bello ritrovarsi con te, con i tuoi fratelli e con tanti altri fratelli e sorelle nella fede, a pregare insieme in questo luogo a noi tanto caro e ad elevare lo sguardo verso il volto della Madre Celeste e del suo divino bambino, che da secoli hanno vegliato sulla nostra comunità di San Giovanni Rotondo, soccorrendoci nelle calamità e donandoci, in Padre Pio, un modello e un richiamo alla santità. Il santo, venuto da Pietrelcina, è stato certamente per questo convento, per i francescani di questa città, per la Chiesa e per il mondo intero, la grazia più grande concessa dalla misericordia di Dio per intercessione della Vergine Maria nel tempo che stiamo vivendo. Seguendo il suo esempio ora, a nome dei parrocchiani di San Francesco d'Assisi, insieme a tutti voi, rivolgo la comune preghiera alla Madonna delle Grazie, perché poi continueremo ad invocare durante la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Insieme. Gioisci piena di grazia, il Signore con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui troviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, o Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché li assaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.